Ehi là, ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il signor Luciano che oggi mi ha chiamato, mi ha fatto tantissimo piacere sentirlo. È un giovane ragazzo di 91 anni che alleva anche lui i cartellini e ha chiesto della miscela che ho fatto da poco, ok? Eccola qua, la faccio vedere. Saluto il signor Luciano, mi ha fatto tantissimo piacere parlare con lei. Qui vediamo l'Excellent, un'ottima miscela. Ho provato a portare sul mercato qualcosa di innovativo, ragazzi. Qui vediamo la Gold, molto speciale. Abbasso un attimo, così vedete meglio. Guardate la qualità, ragazzi, con Bird Supreme. Vedete, veramente si sente anche dall'odore. Abbiamo scelto la miglior qualità. È un rapporto calorico veramente calcolato nei minimi dettagli, ok? Vi faccio vedere ancora una volta l'Excellent. La Gold la consiglio per le persone che allevano all'interno, anche per i giovani appena svezzati, ok? Invece l'Excellent la consiglio alle persone che allevano all'esterno, ok ragazzi? Qui vediamo l'Excellent, la faccio vedere i minimi dettagli, un po' più grassa, ma la formula è perfetta. Hanno cercato di copiare già le nostre miscele, ma l'originale è Bird Supreme. Vi faccio vedere anche il sacco. Ecco qua il sacco, ragazzi, come ben vedete qui, come è disegnato Bird Supreme, così non vi confondete con le copie che stanno girando adesso sul mercato. Allora ragazzi, dopo questa presentazione che ci tenevo tanto a fare, perché è un progetto che avevo in mente da tantissimi anni, che è molto importante anche per i volatili, perché i cartellini sono dei volatili veramente molto molto sensibili e hanno bisogno di un'alimentazione molto particolare. E finalmente abbiamo reso possibile questo sogno per voi, per me, per tutti quanti noi, ok? Allora ragazzi, qui in Belgio sta facendo veramente bel tempo, non so voi che tempo fa nel resto del mondo, ma qui veramente abbiamo 18-20 gradi già ad aprile. Ho messo i nidi, ma non ho messo ancora il materiale per riempire i nidi, ok? Voi direte, ma perché? Io onestamente, per mia esperienza, faccio così. Prima metto i nidi per farvi capire, questi saranno i nidi. Vi faccio vedere dopo come ho messo i nidi. Tra l'altro ci sono tantissimi video che vi possono aiutare a scegliere quale nido utilizzare, quale materiale utilizzare per i nidi, ok? Torniamo a noi. Allora, non ho messo il materiale per i nidi perché personalmente penso che sia uno spreco. Loro giocheranno, ogni anno faccio così. Loro aspettano, analizzano un attimo la gabbia, i nidi, 5-6 giorni, e poi do il materiale per fare i nidi. Questi 6 giorni sono passati, ok? E adesso mettiamo insieme il materiale per fare i nidi. Allora ragazzi, ovviamente questo è un piccolo consiglio che vi do io. Dunque, mettere i nidi, far analizzare un attimo la gabbia, i nidi, ai soggetti, eccetera. E poi mettere il materiale. Adesso andiamo a vedere insieme la reazione che hanno avuto i nostri cartellini, ok? Via. Ecco qua ragazzi, la femmina addirittura sta iniziando a fare il nido, l'ho vista lì all'angolino. Scelgono sempre questo nido qui, ok? E vi dirò anche il perché la prossima volta. E vi dirò anche perché metto due, anche se so bene che sceglieranno questo qua.
qui invece vediamo Maschietto, si presenta molto bene, si fa vedere che è disponibile, la femmina sta controllando il nido, la stabilità, eccetera. E niente, qui abbiamo invece una femmina albino, maschio major portatore di albino. Vi faccio vedere anche la differenza tra i major e i parva. Guardate, c'è un'immensa differenza, però sono giganti i major. Ovviamente qui c'è anche una grandissima selezione. E torniamo qui, ragazzi, qua dai parva. La femminuccia è lì, vedete? Guardate come si muove. Già contenta. Voilà, voilà. Les gars, on va parler français la prochaine fois. Chaque vidéo, je vais choisir une langue. Cette fois ici, c'est l'italien. La prochaine fois, on va faire aussi arabe, anglais, tout ça. Mais c'est très simple. Vous pouvez lire les sous-titres, ok? Ça, c'est très facile et c'est mieux pour tout le monde. Niente, ragazzi, ho detto. E la prossima volta sarà un'altra lingua, ovviamente. Sarà in francese o in arabo o un'altra lingua. Ma voi potete leggere sempre i sottotitoli, ok? Così risparmiamo del tempo e io non mi confondo pure a cambiare le lingue ogni volta. Mi confondo anch'io, sono un essere umano, ok? E risparmiate moltissimo tempo leggendo solamente invece di aspettare ogni volta la vostra lingua. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti, se è una buona idea o devo continuare a fare il mix di lingue come sempre, ok? Qua ragazzi un'altra cuffietta, guardate la femminuccia che bella. Quando prendono tutte e due i figli così, sono interessati tutte e due insieme, è una cosa molto positiva, ok? Quando i soggetti non si accettano o non si vogliono, non prendono il materiale insieme, ok? Mi sono un attimo confuso perché volevo far vedere un particolare veramente molto molto bello. Eccolo qua, vedete quelle piume bianche lì nelle ali? Questo è un segno molto molto importante per far capire che il ceppo è veramente di un'alta qualità. Allora, femminuccia un po' bella anche lei. Questo maschio è del 2021. Uno che hanno ma regalato sempre tante bellissime cose. Questo è un ceppo selvaggio, ragazzi. Coppia spettacolare qui, vediamo. Femminuccia lì. Maschio si vuole far notare. 2021. Soggetto che conosco benissimo, anche questo ceppo veramente spettacolare. Ragazzi, ovviamente non sto a complimentare i miei soggetti perché sono i miei soggetti, no, è solo che quando vedo soggetti di qualità lo dico, mio o non mio non è importante, ok? Ci sono tantissimi allevatori con dei soggetti bellissimi, spettacolare. Qui vediamo questo giallo o questa giallo, ok? Devo fare il sessaggio perché è difficile che faccia il sessaggio, ma qui penso che lo farò. Io pensavo che pensavo femmina, ma mi sorge il dubbio, ok? Guarda, guarda. Impressionante. Questo è un maschietto, questo carattere qui, eh? Anzi, questa curiosità è delle femmine. Comunque, dicevo, ecco qui la femminuccia si è decisa qua, perché accanto c'è questo maschio qui
siamo un diavolo, ragazzi. Una cosa impressionante questo folletto qui. Qualsiasi segno di metti è la fine. Guardate qua, guardate qua. Spettacolare. Fino adesso ho visto un'ottima reazione, sono molto contento della reazione, soggetto in ottima forma, e questo è più importante. Ragazzi, fate le cose con amore, amate quello che fate e lasciate fare il destino, ok? Ecco qua. Voi che ne pensate, maschio o femmina? Io dico femmina. Io vi ringrazio come sempre per la vostra disponibilità, per la vostra visione. Noi ci vediamo alla prossima. Ovviamente non dimenticatevi di provare i nostri mix, perché ne vale veramente la pena, ok? Sarà un grandissimo sollievo per i vostri cartellini. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Grazie mille. Ciao, belli.